Buongiorno, benvenuti nel mio bagno. Si vede dall'asciugamano appesa lì sul termosifone. La luce è quella che è perché da qui mi arriva la luce solare, però siccome è un po' scura, credo, allora ho acceso anche la luce del bagno. Un'inquadratura azzardata. Ho fatto mille prove per vedere dove posiziona la telecamera. E alla fine ho scelto questa, tirando giù profumi e profumini dalla vetrina qua del bagno. Spero che la telecamera tenga. Dunque, un video mi preparo con voi, niente di particolare, non ho da insegnare niente a nessuno come al solito, solo per passare qualche minuto insieme. Se vedo che negli altri canali usano il video chiacchiericcio con un che di dispregiativo, e la cosa mi rompe sinceramente, perché non è che i video chiacchiere siano per forza dispregiativi, bisogna vedere quello che uno ha da dire, credo. Cioè, ogni volta, no, questo è solo un video di chiacchiere, chiacchiericcio. No, il mio si chiama proprio il canale Chiacchiere sul divano. In questo momento sono in bagno, non sono sul divano. Però penso che parlare, chiacchierare, discutere, confrontarsi sia una cosa fondamentale e secondo me non ha affatto un'accezione negativa. Chiusa parentesi. Allora, cominciamo. Ho fatto già la mia base e vi faccio vedere che cosa ho utilizzato stamattina. Dunque, dopo la detersione ho messo il contorno occhi, questo qua dell'Avon, anti occhiaie e anti rughe contorno occhi, eccolo qua, questo che uso sempre. E poi sto arrivando finalmente alla fine di questa crema di Sien, che è la Wild Rose, che mi piace moltissimo e che veramente sono proprio gli ultimi sgoccioli, quindi tra un po' finirà nei finiti. Poi sul collo ho messo il mio siero, questo qua di Avon, che è un siero che va bene per collo e décolleté. L'ho messo un po' qua, visto che ho il maglioncino a V. E ho messo un po' di, eccolo qui, di balsamo per le labbra, che anche questo è quasi finito. Cioè, sono proprio contenta. Sono contenta che riesco a finire qualcosa anch'io. Cioè, c'è proprio la fine. E questo è un balsamo labbra super idratante di Avon. E quindi sono contenta perché sto utilizzando i miei prodotti e faccio un po' di spazio. Allora, voglio utilizzare come base il nuovo fondotinta che mi sono comprata in uno degli ultimi acquisti che ho fatto in Avon, e cioè questo. Questo qua che vi avevo fatto vedere della Enew Age Transforming Foundation con SPF 15. L'ho già provato una volta, l'ho messo in un trucco che ho già fatto e non mi è dispiaciuto affatto. Adesso queste sono solo ovviamente prime impressioni. È un fondotinta radioso, direi, mentre io sono abituata ad utilizzare l'altro che era matte e quindi mi rendeva, diciamo, la pelle sì, più compatta, però appunto più opaca, diciamo, versione matte. Questo invece è più radioso e non lucido, non lucido, però ha questo effetto. Sì, direi che radioso è il termine esatto. Io ne metto poco perché in effetti non ho cicatrici, non ho macchie. Cioè, una cosa buona ce l'ho anch'io. Non ho macchie, non ho cicatrici, non ho cose da coprire. Per cui a me il fondotinta serve solo per, diciamo, per omogeneizzare la tela, come in un quadro, no? Per dare un'omogeneità alla tela sulla quale poi si vanno a mettere altri colori. Quindi ne metto poco. L'effetto appunto mi dà subito luce e questa cosa non mi dispiace affatto. Non ha l'effetto mascherone perché la coprenza è da leggera media, quindi quello che piace a me,
ed è perfetto, ha anche un buon profumo, per cui io non ne avevo mai sentito parlare e ho chiesto anche a delle altre mie amiche che sono presentatrici, nessuno sapeva dirmi un granché. No, non mi dispiace, adesso su questo effetto così un po' radioso vado a mettere un po' di cipria. Quale cipria utilizziamo stamattina? Utilizziamo questa qua che è una cipria di Chico, che cioè, è un pochettino grossa, però non mi dispiace anche questa. Anche questa l'avevo presa nei saldi quelli a fine estate, l'ho usata poco, eh. Anche questa ha un buon profumo. Bene. Ecco qua. Allora, non ho messo copri occhiaie. Mi conviene metterlo. Ah, mettiamo questo qua, che è una nuova scoperta che sto amando tantissimo. Eccola qua. Questo qui della Revlon Youth Fill and Blur Cancellor. Piace. Questo qua l'ho trovato in una My Beauty Box. Si schiaccia da qui. E piano piano fuoriesce il prodotto nella spugnetta. Ne esce poco, eh? Però a me va bene. Mettiamo un po' qua, ai lati qua. Volevo metterlo prima, ma mi sono dimenticata. Niente, la cosa delle chiacchiere, questi video chiacchiere che sono dei video che boh, vengono un po' presi sul dispregiativo, a me non sta bene questa cosa, anzi, perché sono stufa di vedere canali in cui c'è solo una carrellata di prodotti. Proprio, guardate, mi stanno dando in testa. Io non sopporto, infatti, ho già da un bel pezzo, boicottato i grossi canali perché cioè, sono troppo sponsorizzati, sono solo una pubblicità unica, cioè io cioè di guardare un video solo per vedere pubblicità mi sto già rompendo. E, poi magari iniziano anche a un problema alle rughe che non riesco a sconfiggere, ma da adesso in poi ecco qua, papapam, e da lì voilà, tutta una serie di prodotti sponsorizzati, quindi niente. Invece io non mi sponsorizzo niente, mi sono comprata questa nuova palette. Guardate quanta che bella! Nuova palette di Astra, Warm Temptation, ed è stata una temptation, perché io assolutamente non ho bisogno di palette, però cioè, questi colori non ho potuto resistere, guardate che belli! Ce n'è di shimmer, meravigliosi, e opachi. L'ho già usata una volta, ma la voglio riusare anche stamattina. Allora, voglio utilizzare questo come colore di base per tutto l'occhio. Avevo girato dopo Natale un video sulle mie palette. Non so se ve l'ho già detto in qualche video, qualche blog, non lo so, perché poi dopo un po' perdo la cognizione. Comunque, si è cancellato. Volevo dire che, cioè, si è cancellato. Io l'ho cancellato perché stavo facendo un po' di pulizia sulla card perché era piena. Allora ho detto, ma facciamo un po' di pulizia e ho cancellato anche quel video lì. Quindi non so se lo rifarò, non so, vediamo. Poi voglio mettere questo che è un rosa bronzo, direi, questo qua molto molto bello. E lo voglio mettere qua. Qua così. Bello. Mi piace molto. Mi risalta un casino, mi piace. E quindi appunto, non so se ve lo devo rigirare. Avevo fatto un bellissimo video perché avevo fatto anche un po' di decluttering delle mie vecchie palette che non usavo tanto, o soprattutto di ombretti mono, cose che avevo lì da un po'. E quindi niente, quella roba l'ho già buttata ovviamente. Se dovessi fare il video delle palette adesso, farei solo di quelle che ho, che non è neanche male, no? Poi, di fianco, cosa ci potrei mettere di fianco? Ci metterei questo, che proprio sta già di fianco, ed è però matte. Cambio solo il pennello.
E niente. Guarda, carino questo. Questa Astra l'ho comprata dalla parrucchiera. Ero dalla parrucchiera, avevo su la tinta e allora girovagavo nel negozio perché mi facevano male le ciabatte a forza di stare seduta. E aveva tutto il nuovo assortimento di Astra. E niente, mi sono fatta tirare e ho fatto benissimo, secondo me. Proprio fatto bene. Poi. L'ho pagata 8,20 euro, volevo dirvelo. 4, 8, 12, 12 ombretti meravigliosi. 8,20 euro. Quindi, magnifico. Adesso metto questo marrone scuro qua opaco. Lo metto qua. Cosa volevo dirvi a proposito di canali grossi che sto boicottando? Cosa dire, follettini e follettine? Cosa dire? Sapete che avevo parlato tantissimo tempo fa di Follettina, prima che avesse questo suo successo inaudito. Poi, vista come si era un po' trasformato il canale, lei, il suo personaggio e tutto, avevo lasciato perdere, mi ero anche disiscritta, eccetera, nel senso che, boh, fai la tua vita, fai le tue cose, gestisciti al meglio. E mi è ricapitato di vedere un suo video e sono rimasta sconcertata, nel senso che quando l'avevo conosciuta io, diciamo, la signora aveva, che già per me sono tantissimi, ma vabbè, lasciamo perdere, aveva 10-11 mila iscritti al suo canale. Adesso ho guardato, sapete quanti ne ha? 200.000. Do you understand? 200.000. Allora io mi chiedo, e chiedo anche a voi, posso capire all'inizio che uno segue il personaggio perché, almeno io mi ero iscritta perché mi faceva pena e tenerezza. Poi da lì si sono scatenati tutti gli haters e probabilmente tutta questa notorietà gli è arrivata da questi haters. Ma è possibile che uno per avere successo, diciamo successo, debba essere sempre o trash o non so cosa dire. Cioè, io sono veramente un po' scocciata da sta roba, ma non ce l'ho con Follettina, ce l'ho con noi, voi, con tutti quelli che le danno a lei, a tutti quelli come lei. Canali trash, canali disgustosi, canali senza contenuti, canali, non lo so, in cui ci si insulta solo, danno alla fine tutta questa notorietà. Cioè, ero rimasta al fatto che lei chiedeva che le persone le mandassero dei pacchi, perché non ce la faceva, era senza lavoro, eccetera, a questo video in cui lei stessa ammette che se la passa abbastanza bene. E non faccio fatica a crederlo, visto i 200.000 iscritti. Però ha ancora la cosa che se volete mandarmi qualcosa, cioè, dice Marisa, sei solo invidiosa. Può darsi, sto peccando di invidia. No, ma io, se qualcuno vuole mandarmi qualcosa, o la mia mail, o mi lasciate un messaggio, io vi dico dove mandarmelo. Basta che non sia una bomba, ma a lei gli mandano sempre quelle bambole Reborn che avevo già fatto tutto un discorso e comunque continuano a mandarle quello, le hanno fatto un sacco di regali dalla macchina fotografica a tutti gli accessori per i Reborn, i regali, cioè ogni giorno gli arrivano dei pacchettini, 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 cioè mandatemi un pacchettino pure a me, ma che cavolo, cioè ma io veramente brava Follettina. È diventata una business manager, ha saputo sfruttare il suo personaggio, ha fatto bene. Io non è che ce l'ho con lei, anzi, cioè, ma 200.000 persone, ma me lo spiegate? Ma nemmeno i canali scientifici, quelli di divulgazione scientifica, tra un po' hanno tanti seguaci come lei. Ma io non riesco a farmene una ragione, non lo so. Non riesco a capire se sono uguali da una parte o dall'altra, mi sembra che a sinistra ce ne sia di più.
Aspettate. Ok. Mettiamo un po' di mascara. Cioè, 200.000. No, per carità. Cioè. E poi si parla di contenuti. Allora, non voglio fare video in cui ci siano solo carrellate su carrellate di prodotti perché. Cioè, mi rompono, cioè sono anche io quella che non li guarda perché dopo un po' mi rompo, soprattutto se sono sponsorizzati da altri. Non voglio guardare i canali trash, non voglio guardare i canali di videogame. Cioè, alla fine mi rimane ben poco. Io non so, voi che cosa guardate? Perché io sto guardando tante mie amiche che nel tempo ho conosciuto e che sto conoscendo, tutti i canali piccoli. Di gente per bene, direi, donne normali, non c'è nessuna figacciona ultra mega, tutte normali, persone normali che fanno la spesa, che vivono, che lavorano, che si truccano, che magari vanno a comprarsi qualcosa e te lo mostrano. Quello sì mi piace, ma quelle cose, quei video che iniziano così casuali. Ho voglia di farmi ricci i capelli, ma da oggi ho il mezzo efficace che mi farà dei ricci perfetti. No, quelli veramente, no, non li tollero. Perché veramente. Oppure l'azienda che ti manda un tot di prodotti, ho cambiato la skincare. Ma va? Come mai? Cioè, non so se pensano che siamo tutti deficienti, non ho idea. Comunque, questo trucco occhi, tornando a noi, mi piace moltissimo. È proprio warm, quindi con i toni caldi, questo bronzo rosa, marrone, mi piace molto. Vorrei fare però ancora un tocco un po' più bianco. Vediamo se la posso prendere da qua. Qui c'è un bianco, sì. Un po' più bianco. Ok, mi distanzi un pochettino lo sguardo. Bene, molto bene. Poi, cosa mi sono dimenticata ancora? Ah, un po' di blush. Ah, utilizziamo un po' questa palette. Ve la faccio vedere. Questa era una palette che ho trovato nel, scusate, arrivo, nel calendario dell'avvento. Questa qui. Che è una palette di Look Fantastic Contour and Color Pro Palette. E ci sono dei fondotinta che da me si vedono poco, però c'è questo bronze qua che non mi dispiace affatto e che io mi metto qui. E il fatto che non si veda così tanto per me va anche bene. E poi sempre con lo stesso pennello prendo un po' di questo blush qui e me lo metto, che è un rosa. Un rosa salmone, direi così, che non si vede moltissimo, ma che mi dà quel po' di salute, non mentale, quel po' di salute al viso. Bene. Allora, passiamo alle labbra. Sulle labbra mettiamo una bella matita. Questa è un po' chiara. Andiamo un po' più scura. Mettiamo questa che è una matita che uso sempre perché mi sembra che vada sempre bene. È della Avon True Color, è una Glimmer Stick Coral Désiré, che mi sembra che alla fine va bene con tutto. Scusatemi, devo guardare il vetro di là, allo specchio. E voilà. Léger sans fait, molto bene, si vede ma non troppo. E sulle labbra voglio mettere uno dei nuovi rossetti di Clio, il MLBB. MLBB, un rossetto matte, eccolo qua. Cioè, mi sto truccando, ma nel pomeriggio. Devo andare a fare. Devo portare Pepe a una puppy class con l'educatrice cinofila. Per cui, insomma, tanto trucco non è che c'è bisogno.
là con gli scarponi, in mezzo al prato. Siamo già andati a fare un'altra lezione. Carino. E questa è per socializzare e interagire con gli altri cani, perché io non voglio avere una belva da domare quando vedo un altro cane in giro. Quindi voglio che impari, insomma, a stare abbastanza tranquillo. Ma questo rossetto mi piace un casino. Bello, vediamo un po'. Con la luce così, non so se si vede. Non so se si vede. Comunque, togliamo qui la pinza. Ho ancora la piega fatta dalla parrucchiera, quindi ho ancora i capelli lisci. Però è ora di lavarli, vabbè. Niente, a me questo trucco piace, mi piace molto, perché si vede, ma non troppo. Ha questi colori caldi, autunnali quasi, ma trovo che d'inverno vada benissimo. E quindi niente, mi piace. Non so se piace anche a voi. Il video mi preparo insieme a voi, finisce qua, ma siccome stamattina sono a casa, sono libera, sono da sola, devo girare un altro video. Quindi adesso cambio postazione, vado di là in salotto sul mio divano e giro un altro video per stare sempre insieme a voi. Bene, se vi sono stata di compagnia, lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi se non siete ancora iscritte. Ciao!